Questi non sono materiali che stanno in bocca a 20 anni, manco 5 ci stanno, si rompono questi. Noi li teniamo massimo 6 mesi, vi ho detto. Questi sono i bus moldavi e sono elettrici. E il biglietto costa 2 lei. No, questi nuovi 3 lei, che sono 15 centesimi. Ok, però funzionano. Sono nuovi, c'è anche lo spazio per il disabile. La Coca-Cola costa 60 centesimi, 80 centesimi, qua da noi, le sigarette 1 euro, nere 10. Quando poi sono andato a Verona, mi è sembrato tutto caro. Una birretta 5 euro, il taxi 15 euro, o siamo andati da dove che eravamo. Insomma, ogni passo che facevamo con Inga e Diana erano 50 euro, ogni passo proprio che facevamo, un passetto, no? Poi torni in Moldavia e torni a respirare quando torni qua. Ti sembra che lì si soffoca, che lì è tutto più costoso. Quando hai trovato la nazione più economica, tanto vale scegliere la Ferrari. Ed è questo il ragionamento che abbiamo fatto noi negli anni. Lavoravamo in un posto molto economico dove potevamo fare le cose di un livello superiore. Tant'è che l'abbiamo chiamata poi Superior. Alcune nazioni sta diventando pericoloso vivere. Sta diventando pericoloso perché devi scendere a compromessi. Ti metti i denti in bocca, però non sono gli stessi materiali che tu pensi, cioè ti fanno magari una pubblicità, vedi i denti, dici ci avrò di nuovo i denti. In realtà quelli non sono denti, sono delle cose delle volte provvisorie con materiali che sono molto fragili oppure che si scende a compromessi sul numero addirittura di impianti. Se posso mettere 8 impianti ne metto 4. Comunque è un tavolo che regge con 4 gambe. Però se noi possiamo fare il meglio, in Moldavia abbiamo la possibilità di farlo. E abbiamo chiaramente tutto a nostro vantaggio, le tasse al 12%, gli stipendi che sono più bassi. Però in realtà anche in Moldavia si sopravvive, tutti hanno una casa di proprietà. C'è la classe media che è veramente ampia, la classe media è come l'Italia degli anni 70. Il discorso è che lì è diventato molto costoso, cioè è stato pompato troppo quella nazione con le tasse. Tasse, una bacinella bucata, no? Metti acqua, però sempre scende l'acqua, non si riempie mai. Qua invece metti poca acqua, però si riempie, perché ancora è così. Questo perché vi faccio ragionare su di questo oggi? Vi faccio ragionare su questo per portarvi del perché la linea superior, del perché il centro sviluppo e ricerca. Quando abbiamo aperto qua in Moldavia, avuto tanti pazienti, 2012 prima clinica che era stata fatta, che abbiamo lasciato poi di fianco. Abbiamo riaperto poi 2015 facendo l'ampliamento qua, poi un altro ampliamento, non mi ricordo più, 2017 o 16, e ora stiamo invece consolidando, nel senso stiamo lavorando sui workflow, sui flussi di lavoro, riunioni, personale, dipartimenti, riunioni giornaliere, e avevamo di fronte a noi una scelta, perché o ci estinguavamo oppure continuavamo. Perché stavano arrivando pazienti tutti come voi, molto complessi, perché essendo il paese più economico, arrivavano casi di distruzione completa della bocca, non alcuni denti. O li sai fare quei casi o ti iniziano le recensioni negative. Dopo 6 mesi collassi, proprio vieni sepolto da recensioni negative perché i lavori crollano a un certo punto. E allora abbiamo scelto la strada di studiare, andare in profondità e fare iperspecializzazione sui casi complessi, è quello che ci ha portato poi a girare il mondo, a me personalmente a girare, andare dai migliori odontotecnici a capire cosa funzionava, cosa non funzionava, loro te lo dicono, quello che funziona e quello che non funziona, perché la protesi, questa che avete in mano, la fa l'odontotecnico, okay, il dentista prende solo l'impronta, il dentista poi ve la mette in bocca e vi stringe la mano. Vi ho fatto i bei denti, no, l'odontotecnico gli ha fatti i denti, ok? E noi diamo molto spazio agli odontotecnici, 3D Smart Dental, il laboratorio qua sopra, loro sono i veri artisti, Adrian, gli altri danno le informazioni che è giusto, vanno date in maniera corretta, però
devono interfacciarsi col paziente, gli odontotecnici, e vedere con le fotografie, per quello vi facciamo tutte le fotografie appena iniziamo, perché ci servono poi per lavorare in laboratorio, e anche per vedere il risultato. È un risultato accettabile o no? Facciamo le radiografie a ogni step, a ogni fase. Se ci sono dei problemi, poi quelli li usiamo, le radiografie, per dialogare tra noi. Girando il mondo, poi ho fatto le connessioni con i più grandi designer, li vedete qua, e con cui abbiamo fatto poi sviluppo delle varie Livie. Uno di loro è lui, Livio, che è venuto qua da noi. Ne abbiamo in Portogallo, in Spagna, Madrid, bravissimo lui, Anshul, indiano, Romania, Gabi, lui ci ha settato il laboratorio qua, dal Regno Unito, California, Polanco pure lavora con noi, Batch Mago dalla Russia, sono stato anche da lui da poco, e anche Ucraina. Tutti uniti contro l'intelligenza artificiale, nel senso o i denti te li fa il computer con un clic, oppure ci metti il lato artistico dentro. Oggi come oggi ancora serve l'essere umano, perché stiamo parlando di lavori che devono essere personalizzati. Non puoi, come l'automobile, mettere un algoritmo e ti crea l'automobile. Si può fare, sì, si può fare, però non riesci ad arrivare a un livello di personalizzazione come può essere quella. Lì serve l'occhio femminile. Infatti noi in finalizzazione abbiamo donne, perché l'occhio femminile riesce a cogliere delle sfumature, proprio è stato studiato che l'occhio maschile invece non riesce. Se tu vuoi raggiungere il fotorealismo, lì alla fine ti serve un occhio femminile per arrivare a fare quel tipo di biomimetismo. Volevo allora connettere l'audio. Dottor Fania. Questa è la linea che noi stiamo spettacolarizzando a livello internazionale sui gruppi di odontotecnici, e ci sono dei contest aperti dove alcuni casi noi li produciamo qua in Moldavia con designer moldavi, altri invece li stiamo realizzando con quei designer che vi ho fatto vedere prima, e stiamo praticamente distribuendo questi casi nei vari gruppi delle varie nazioni che si occupano di odontoiatria. Ok, ci fanno i complimenti. Ci fanno i complimenti, vogliono venire anche a lavorare qua. Questo è il motivo per cui lo facciamo. Okay? Lo facciamo per due motivi. Uno è comunicare col paziente e quindi spiegargli quelle che sono le linee facendo vedere, ma l'altro, che è il più importante per noi, è quello di attrarre i cervelli. Perché quando noi cresciamo, e anche rapidamente come stiamo crescendo noi, abbiamo bisogno di cervelli. Da poco sul gruppo ho messo questa foto dove chiedevo a voi sul gruppo di che si tratta. Queste sono delle domande. I magri comprano il giornale, leggono i libri. I grassi comprano il giornale, scrivono romanzi. Chi compra il giornale è furbo. Si individui la conclusione corretta fra le seguenti. E qua devi dire qual è quella giusta. Che cos'è questo? Non li conoscete, perché se li conosceste come io li conosco, sareste odontoiatri. Sono i quiz di selezione di odontoiatria, questi. Ok, poi immaginate se io dovessi scegliere i chirurghi con quei quiz. Vi fareste curare? Ok, se dovessi scegliere la squadra in questa maniera. Quelli sono i quiz che impediscono a grandi menti, a brave mani, di entrare e diventare medici. Ok, a mio parere dovrebbero essere aboliti. Tutti dovrebbero, se uno se la sente di fare il medico, puoi studiare. Quelli sono i libri, quelli sono i corsi. Ormai i corsi sono anche online, non hai bisogno di uno che ti spiega come me le cose. Ci sono le registri una volta e ci sono le università online. Quello che serve è fare pratica. Se
ce n'è pazienti con cui fare pratica, c'è una nazione su cui fare pratica. Salario basso e chi rimane diventa un bravo medico, un bravo odontoiatra. Ok, io avevo tantissimi colleghi che ancora oggi non lavorano. Perché? Perché selezionati. Erano magari bravi nella logica, ma poco bravi nella creatività. E delle volte un intervento, più delle volte, ha bisogno di creatività, non logica. Perché non è che vai dal dottore, che problema ho? Può essere questo, questo, questo. Ok, quindi che problema ho? Può essere questo, questo, questo. Ok, quindi quello non è un bravo medico. Che se no prendo il libro e me lo leggo, mi serve interpretazione. Mi serve anche inferenza, quella che si chiama inferenza, cercare di arrivare a una conclusione. La squadra, il modo giusto di crearla, ve l'ho fatto vedere qual è. E perché vi parlo di squadra? Perché io da solo questi non riuscirei a farli. Servono almeno 15 persone e brave per fare questi lavori complessi. Se noi volevamo fare un centro d'eccellenza specifico per un tipo di lavori molto complessi, ci servivano non solo i macchinari. Quelli li compri, li installi lì, viene, ti fanno il training e ti insegnano a usarlo, ma ci servivano prima di tutto persone. Bravi chirurghi, bravi protesisti e tutte le persone di contorno. E l'unico modo di creare la squadra, che è stato poi il modo vincente che abbiamo avuto, è stato spettacolarizzare. Spettacolarizzando ci sono avvicinati i migliori. Ci hanno visti e volevano lavorare con noi. È quello che succede se tu pensi un bravo cuoco, uno chef stellato, quello sa nel ristorante dove vorrebbe lavorare. Ok, non è che lui manda il courier, lui sa, anzi, ha le richieste di altri ristoranti che lo corteggiano, come noi corteggiamo, abbiamo corteggiato molti di loro. L'ultimo, Dumitru, 5 ore mi ricordo ancora di trattativa per convincerlo a venire a lavorare da noi. Il codice di sblocco è stato: facciamo un microfilm al mese sui lavori che fai. Ok, vengo da voi. Non gli interessavano i soldi, non gli interessava l'orario, a lui gli interessava far vedere quello che faceva. Perché come i bravi artisti, gli piace quando gli dai credito e ci mette la firma. Se tu fai un piatto e il piatto non si vede chi c'è dietro, è solo una scritta sul menù, che sia lui o il Bangladesh a cucinare la cacio e pepe, non ti prendi i peggiori chef, ti prendi. Quando noi invece diamo credito a loro fanno a gara poi per fotografare, farlo bello, farlo essere parte poi del film. Questo è un caso, per esempio, che abbiamo finito un mese fa circa. Piorrea tutta la bocca sopra, gli unici denti che poteva mantenere erano questi sotto, questi l'osso stava ancora alto, era meglio mantenerli questi, anche perché ci dà un feedback, poi in masticazione ci dice al cervello che sta masticando, quando invece togli proprio tutti i denti che ormai sono andati, lì la bocca è un po' insensibile, e quindi è un po' più rischioso. Lui è Dumitru, questo è il tipo di lavoro che abbiamo fatto, titanio. Pecton sopra che funge da materiale da assorbimento degli stress, poi la gengiva simulata fuori. È stata messa poi la colla di unione tra il titanio e il pecton, e poi sopra sono state messe le zirconia. Quelli sotto sono i denti veri, questi sono tutti finti. La finalizzazione l'ha fatta Victoria, il tecnico che vi dicevo prima. Guardate qua il livello di mimetismo. Guarda, ve lo zoomo perché è davvero bello da vedere questo. Vedete? La texture di superficie. Ok, ci sono queste righe. Qua è più arancio, qua è più arancio, qua è brunastro, qui è grigiastro, qua è grigio. Si vede il trasparente della bocca dietro. Il punto di unione qua viene simulato scuro che c'è tra i denti. Queste sono le linee d'angolo del dente. Vedete che ci sono delle linee d'angolo che sono i punti dove la luce rifrae, fa rifrazione. Questa è la forma del dente, ok, grosso modo così, e ha due linee d'angolo, una qua e l'altra più lunga qua. Ok,
che va a perdersi qua nello spigolo. Più c'ha tre mammelloni. I mammelloni sono questa, questa e questa zona. In genere c'è un grigio in quest'area e questa è l'area che può diventare brunastra, scura, ok, perché si infiltra. Poi abbiamo le zone qua un pochino più bluastre, che è lo smalto, e la zona poi questa parte qua sopra che deve essere tutta più arancione. Sono dei compositi, il dente non è un monocolore, ci sono tanti colori all'interno di un dente. Più c'è tutta la texture di superficie, queste rigature che vedete, lì si vedono meglio, si vede la superficie. Questo è zirconio, anche composito si può fare così. Anche composito, però il composito è più monocolore. Scusa, la gengiva Artificiale, artificiale. no, artificiale. La gengiva è poi. Sì. Questa è gengiva artificiale. La linea di passaggio è poi questa, dove si inserisce in genere il filo per pulire. Il filo viene inserito qua. Però questo è tutto artificiale. Anche la glasatura, c'è un po' di saliva sopra, però in realtà viene glasato poi tutto quanto dopo. Si passa un luccido che lo rende brillante. Poi con la saliva dà il vero effetto naturale. Vedi qua? C'è la linea di passaggio, si vede qua. Il robot ancora non lo fa questo. Per quello vi dicevo, serve ancora l'occhio umano per fare questo e servono artisti per fare questo, perché sennò. Quindi quella fessura comunque va in qualche modo pulito. Quella va pulita con uno spazzolino morbido, un soft, si passa lì e Non con poi. l'idrogetto. Idrogetto non pulisce così, è meglio che passi un filo, quello che si usa per gli apparecchi per i bambini, che è una spugnetta, una parte rigida, infili là, lo riprendi da dentro e la spugna lucida. C'è nell'aria comunque aftercare che spiega questo. La radiografia è questa. Ci sono gli impianti che sono tutti integrati a livello con l'osso. Questo è l'impianto, questa è la connessione poi con i denti, questa è la barra in titanio. Poi quel materiale grigio sarebbe questo, il pecton, e poi c'è lo zirconio. Sono quattro materiali che sono stati usati qua. Uno è lo zirconio, che è questo. Questo è il composito, la gengiva. Dentro vi ho detto che c'era il pecton, che è questo che serve da cuscinetto. Questo qui sopra in alto, questo è il pecton. E sotto c'è il titanio, quattro materiali. Quindi, ma i denti definitivi. Insomma, denti che sono, il dire il vero, più complessi. Se io faccio un monomateriale come questo è un provvisorio, può essere, non di più. Ok? Beh, e sono materiali molto più stabili fisicamente, sono più stabili, non si imbibiscono di liquidi e sono più resistenti. Il titanio è più resistente di questo. Se faccio così, questo lo rompo, quella barra mi ferisco prima di romperla. Poi le vediamo su in laboratorio, dopo facciamo un giro in laboratorio e ve le faccio vedere in laboratorio. E poi tutto avvitato. Vedete che ci sono le viti di passaggio qua e possono essere sfilati questi come il semiasse può staccare la ruota. Ok, la ruota non è incollata alla macchina, posso svitarla. I singoli pezzi, che sarebbero per esempio qua abbiamo fatto dei blocchi da 3, 1, 2, 3, questi quattro insieme li abbiamo uniti. Perché c'era da dare resistenza a questo dente c'erano dei fori passanti che potevano portare a rotture, allora è meglio farli uniti. Però questi quattro denti, questo blocco io lo posso staccare. Se c'è una rottura su questo dente, la linea superiore è una linea tutta digitale che ho sul computer e avendocela sul computer posso andare a ristamparla. Questo è un altro caso più difficile. Vedete, anche qua la gengiva è tutta artificiale. Qui non è stato usato il pecton, ma è stato usato tutto titanio. Però anche qua, vedete, ci sono i pezzi. Perché non abbiamo usato il pecton qua? Perché era un caso da zigomatici. Pianti zigomatici sono degli impianti che vanno a finire più verso il palato. Ve lo faccio vedere una foto. Vedi che sono tutti più verso il palato i fori. Ok, normalmente i fori ce li abbiamo qua. Qua vanno a finire sul palato perché dopo la chirurgia questi impianti qua zigomatici vanno un po' più verso l'interno.
e quindi i denti, essendo comunque esterni, per sostenere il labbro c'è un ginocchio, no? Se io ho i denti che devono stare qua, l'impianto mi va a finire qua, per unirli mi serve una struttura in titanio che sia resistente, se no questa leva fa rompere tutto quando mastichi. Allora lì serviva fare tutta la struttura in titanio. Questa pure è fatta all'estero, ok, New York, arrivato il design, questo è il lavoro finito. Vedete qua la texture di superficie, la rugosità di questi denti. Questi sono denti molto aggressivi, con i canini importanti, aggressivi, però per dare la naturalezza, cosa notate? Com'è che abbiamo dato la naturalezza qua? Facendo i denti tutti nelle posizioni giuste, ma un po' diversi quelli destra da quelli sinistra, sono tutti un po' differenti. La forma di questo incisivo laterale, questo è più grande di questo, leggermente. Questo è un po' più rotato di questo, questo è sfuggente, questo canino. Qua sono un po' più rappresentati lateralmente. La naturalezza ce l'hai quando è tutto un po' diverso. Se è troppo diverso, è storpio. Se è un po' diverso, asimmetrico, è naturale. Se è tutto perfetto, è finto. Quindi se noi vogliamo i denti naturali devono essere incasellati in degli spazi, ma appena appena mossi in quegli spazi. Anche il mio naso è storto, okay, però non ve ne rendete conto. Rasenta lo storpio, però c'è lo che tende da questo lato io il naso. Però se voi anche le mie spalle non sono dritte, sono così. La natura è che siamo tutti un po' storti. Okay. Se noi vogliamo un dente, un mimetismo perfetto, io vado a vedere le gengive, abbiamo anche sulle gengive riportato questo che vi ho detto, qua c'è una macchia che qua non c'è, sta più su. Vi faccio vedere un'altra foto dove si vede meglio la gengiva. La gengiva ha un effetto buccia d'arancia, non è perfettamente liscia. Anche la gengiva ha colorazioni diverse. Qua è più scura, qua è più traslucente, più trasparente. C'ha una profondità, viene data. La gengiva ci vuole veramente tanto a fare quella gengiva lì. Dumitru è quel ragazzo che vi ho fatto vedere prima in foto, è lui che fa solo le gengive. Dumitru. Invece l'altra fa solo i denti. Poi c'è Liviu che fa solo il progetto 3D assieme ai progettisti esterni. Vi ho detto che da solo uno non riesce a farlo questa. Per arrivare a questo risultato hai bisogno di chi prende l'impronta in bocca al paziente, prima chi fa anche la chirurgia correttamente, chi porta i dati correttamente sul computer, quindi quello che fa le scansioni e acquisisce tutti i dati. Poi serve chi elabora i dati e quindi il designer di cui vi ho parlato prima, chi riceve i dati e li carica sui robot e quindi gestisce tutto il parco robot che producono. Poi serve chi fa le gengive e assembla i vari pezzi, chi si occupa dello zirconio e chi fa poi la finalizzazione, di nuovo il montaggio in bocca. Se non lo fotografi se lo ricorda solo te e tua nonna. Videomaker, fotografo, Iana, Inga, il dipartimento aftercare serve, perché poi questo è un lavoro che va seguito dal punto di vista cinematografico, vi ho detto. Deve andare su internet, chi lo diffonde. Superior è tutta un'orchestra che c'è dietro di persone che si devono occupare a 360 gradi di quel lavoro qua, perché su questo lavoro poi facciamo diventare il paziente una parte del film, okay, un attore del film. Questo era un caso più complesso, paziente giovane, ora Iana è da lui a Bologna. Che sta facendo? Iana l'abbiamo distaccata, sta 10 giorni al mese in Italia, dove segue questi casi complessi con la telecamera, va lì quasi 24 ore, fa vedere la vita della persona, come è cambiata, i familiari, come è cambiato il rapporto con la moglie, nell'ambiente di lavoro, il problema che gli abbiamo risolto. La parte di sotto invece era una metalloceramica, okay, un materiale più semplice, una linea più semplice, però sotto questa era l'unica cosa che potevamo fare. C'erano delle situazioni che per accoppiare questo lavoro sotto ci serviva qualcosa di resistente, l'estetica non ci interessava tanto, infatti metalloceramica è meno estetico. Da poco ne parlavo, mi ricordo con chi ieri, vediamo se c'è qua,
di metalloceramica parlavamo, si vede che sono più finti rispetto a questi sopra. Ok, notate che sono più semplificati come denti, non hanno una texture come questi. Sopra una... sotto questi sono fatti a mano. Ah. Ok, questi sono fatti dal computer. Ah, okay. Ma questi sono metalloceramica. Questa è metalloceramica, ma fatto a mano. Questo è zirconio fatto dal robot che stampa delle forme che il designer ha caricato. Le forme che noi carichiamo col computer possono essere delle forme che vengono da delle librerie di denti già scannerizzati, denti reali. Questi qua sono denti reali che però sono stati scannerizzati e messi su un hard disk. Ok, l'abbiamo lo scanner 3D sopra, qualcuno di voi l'ha visto quando scannerizziamo la bocca e vengono fuori i denti in 3D. Quelli io li posso, per esempio, se io vado 1000 persone, gli scannerizzo i denti, mi faccio una libreria di denti e poi la rivendo. Se voi acquistare quella libreria, poi metti su questo, e la vedrete domani questa procedura qua, ve la farà vedere proprio Livio come cambia le forme dei denti, possiamo cambiare in un attimo le forme dei vari denti, ma questo lo puoi fare con queste linee, che sono linee tutte digitali. Se invece li fai a mano come questi sotto, questi qui sotto, sono fatti tutti a mano, non puoi, devi stare altri 7 giorni se vuoi cambiare la forma. Ok, le puoi cambiare, sì, ma tutta a mano devi fare. Non è come cliccare un bottone e cambiare. Questo è questo paziente che stiamo vedendo ora. Miai. Ciao, mi chiamo Claudio, vengo da Bologna, ho un problema abbastanza serio, ho una zercata applicata superiore, non avevo più praticamente osso, e quindi né in Italia né neanche in altri paesi riuscivo a trovarmi una soluzione, diciamo, che con il mio problema. Solo voi mi avete dato questa possibilità di fare impianti pneumatici. Sono dottor Palmas, colui che è a capo del progetto di sviluppo e ricerca della bocca bionica qua in Moldavia. Il caso di Claudio è un caso molto particolare, estremo, in cui avevamo di fronte una persona giovane, però con una bocca in stadio, potremmo dire, ultra avanzato, con dei danni biologici irreversibili, un paziente che ha perduto non solamente i denti, completamente le radici. Nonostante la difficoltà del caso, con un lavoro d'equipe eccellente, non nego senza difficoltà, anche prima di partire mi ricordo lo sconforto, quando abbiamo montato tutto il lavoro in bocca, alla fine abbiamo avuto una rottura su alcuni denti davanti, proprio perché il caso è estremo, ci troviamo di fronte a una biomeccanica che è sensibile a certe problematiche, in quanto abbiamo delle situazioni da risolvere che non sono facili da risolvere. Ciononostante non ci siamo persi d'animo, ci siamo rimessi al lavoro e siamo arrivati fino alla fine a consegnare un lavoro per noi perfetto. È femmina, avete visto? Il risultato, visto quali sono le tecnologie che usano, non solo tecnologie ma anche la voglia che c'è in tutto il personale di crescere e quindi di non fermarsi mai al primo gradino, al primo step, ma di andare sempre alla ricerca di cose nuove, di cose innovative. Sono dottor Michele, sono il protesista di Claudio, sono due paziente con una situazione molto difficile, ho deciso di fare insieme con il paziente linea superior, metallo zirconio, per avere un lavoro forte e stabile nel tempo, un lavoro bello al massimo. Ci hanno fatto i complimenti in tutto il mondo, questo è un caso che ha fatto il giro di tutti i continenti, abbiamo ricevuto l'applauso dalla California, dalla Russia, dall'Inghilterra. Ringrazio tutte le persone che sono state a supporto per risolvere questo caso, perché ripeto, non è stato semplice, ma solo grazie a un lavoro di squadra come quello che abbiamo fatto in questi mesi
si è riuscita ad arrivare a un risultato. E oggi devo dire che mi hanno finito il lavoro con i definitivi e la sensazione di avere clienti veri, cosa che non avrei mai immaginato come regalo, perché torna la voglia di sorridere e devo dire che oggi per me è una giornata veramente molto particolare. Sono veramente molto felice. Qua dobbiamo mettere ancora i titoli di coda, ok. Qua tutti i ringraziamenti delle persone che ci sono state dietro. Ogni singolo caso ci sono veramente tante persone dietro per farvi capire che da solo uno non riesce a fare questi casi. Come la Ferrari, il motore. Ci sono milioni di investimenti dietro, ok? Qua nei crediti metteremo anche milioni di investimento per fare quel laboratorio, per fare la ricerca, i corsi. Ogni anno almeno 200.000 euro ormai stiamo in corsi d'aggiornamento, ok? Sono tanti corsi d'aggiornamento che facciamo, alla fine li facciamo venire qua in questa sala e facciamo le lezioni qua da noi, ce le registriamo anche e invitiamo altri, così abbattiamo anche i costi, altri dentisti che saranno poi quelli che lavoreranno con noi dopo. Quindi iniziamo già a formare quelli del futuro, della futura squadra. E qua ci sono poi ringraziamenti, stile italiano per esempio, che ci fanno i complimenti su... Tutti questi casi noi li pubblichiamo per il motivo che vi ho detto prima. Sono casi che devono attrarre i cervelli. Questo è un altro caso più semplice, non da zigomatici. Dentiera sopra, tutta a ricostruire, vedete qua l'osso c'era e quindi si sono potuti mettere impianti convenzionali. Provvisori, infatti vedete qua non si vedono i denti perché sono in resina. Sono provvisori caricati solo davanti, dietro no perché ha ricostruito, ha fatto il seno mascellare, la ricostruzione. Quindi in quei casi non carichiamo già i denti dietro perché non devono avere vibrazioni gli impianti. Se hanno vibrazioni il corpo le percepisce come corpi estranei e non le integra. Se invece stanno lì sotto coperti, quelli si integrano. Poi dopo, quando torna, si fanno i denti con materiali definitivi, come quelli che vi ho fatto vedere finora, e si montano i materiali definitivi in bocca. Questa è una superior sopra e superior sotto. Qua c'è meno microtessitura, sono più lucidi questi come denti. Che voleva dei denti che fossero più perfetti, più... Anche qua un minimo l'abbiamo rispettata di asimmetria, però vedete, un po' di meno. Questo è più sfuggente a punta, questo è più rotondeggiante, questo ha un diametro che è più stretto leggermente. Questi sono i denti inferiori, anche qui vedete i margini che sono irregolari. Voleva comunque dei denti che fossero un po' più perfetti, allora lì meno texture quando si fa così. Però il costrutto è lo stesso, impianti dentali con sopra poi tutti i vari materiali che sono radioopachi perché sono più materiali definitivi. Ora torniamo indietro alle prime slide, tutto indietro, 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 queste le abbiamo viste, questo è lui, è Claudio, ce l'avete in mano, ve la stavate passando di mano in mano, lui è il suo caso, ok? Si è fermato prima. È lì, è là, è arrivato là dietro, se volete portare anche più avanti, questo è un modellino che viene caricato col computer e andiamo a vedere gli spessori dell'osso, per esempio, qua prima di mettere i zigomatici. In questi casi facciamo i modellini perché è un intervento un po' più delicato quello. Dobbiamo vedere esattamente dove dobbiamo mettere gli impianti prima. E lui è stato un paziente dove gli avevano messo due impianti convenzionali con una dentierina che si attaccava e staccava. Questo è un danno, gli hanno fatto un danno perché hanno trattato con tecnica semplificata un caso complesso. È come che... C'hai le ruote della macchina che sono tutte staccate, io te le metto e te la avvito con i tappi della Coca-Cola. Ok, la soluzione è sottodimensionata a quello che devo fare. Quello che succede è che poi l'osso qua lì si è tutto riassorbito da un lato. Se andate a vedere, poi lì l'attacco da un lato ce l'ha tutto riassorbito l'osso. C'era un video dove si vedeva proprio l'attacco 3D. Vedete da questo lato quanto ha dovuto ricostruire la gengiva?
Ok, qua non poteva più fare impianti convenzionali, però essendo molto indietro, molto interno gli impianti, dovevamo mettere comunque i denti avanti, serviva tutta quella struttura da ricostruire. Se io gli facevo i denti lunghi fin là, era strano. Quindi la parte di mezzo, che è la barra, serve a connettere i denti con gli impianti. Andiamo indietro. Questa è la squadra, per esempio. Ci avete qua il progettista, l'occhio bionico e l'artista delle gengive. Lui è un mio conterrone di Cagliari. Ha fatto un caso, questo l'avete visto pure su internet, un caso in composito questo. Questo è un caso in composito, semplice, guardate quanto osso aveva. C'era tantissimo osso qua. Okay, no, questa non è un caso così difficile. È certamente un paziente che deve ricostruire tutta la bocca. Poi c'ha lì tutti gli speroni e vedete i denti in composito in trasparenza. Questo è composito, è un po' più chiaro il composito. Questa era la fase di guarigione e anche lui ci hanno fatto i complimenti sui vari gruppi. Poi cosa succede? Apro la mail. Faccio la mail qua, info prima stavo fuori a pranzo, sono odontotecnico con varie esperienze, in cerca sembrava, sinceramente non ho mai dato troppa attenzione a questi siti del turismo mentale perché mi sembrava di visitare i siti che vendevano frutta al mercato a prezzo più basso. Visitando il vostro leggendo con attenzione, mi sono soffermato a capirlo. Ora con il dottore per valutare insieme una futura collaborazione. Ok, li attraiamo. Okay, non è vero che ci odiano, ci vogliono male, eccetera. Chi riconosce che lavori bene alla fine vuole lavorare con te. Ed è quello il segreto per andare a costruire la squadra. Se noi non facessimo vedere quello che facciamo, sarebbe difficile trovare in giro per il mondo i migliori. Questa è la gengiva simulata. La gengiva simulata e anche vedete qua la texture di superficie. Questa è la texture di superficie. Le gengive vengono simulate con il composito e sotto c'è il titanio che va a unirsi poi con gli impianti di titanio. All'interno ci può essere o meno pecton, dipende da quello che dobbiamo fare. Se abbiamo una bocca molto scoordinata, se è una bocca che crea molti stress, allora lì conviene andare a ammortizzare. Però in ogni caso, ripeto, all'interno ci vanno cose diverse. Noi abbiamo semplificato molto.